Sono Francesco D'Ausilio, storico dell'alimentazione contemporanea. La tavola, gli stili e le abitudini alimentari, la cultura alimentare sono comportamenti che debbono rimanere nel privato, ovvero tenuti ai margini della grande storia? Io credo di no. Penso che siano indicatori utili a tutti gli analisti per scandagliare i contenuti delle trasformazioni delle società contemporanee. Per questo ho realizzato Eatable, piccole storie globali da gustare, ovvero un insight storico-culturale e sociale su piatti, alimenti e bevande per comprendere meglio la dimensione di queste trasformazioni e arricchire la nostra cassetta degli attrezzi.